Buonasera, ben ritrovati per l'appuntamento del futsal femminile. Questa sera al centro sportivo La Coccinella si affrontano le formazioni dell'Atletico Anzio Lavinio a progetto futsal, il recupero non disputato qualche settimana fa. Si torna quindi al centro sportivo La Coccinella, il progetto futsal da sinistra completamente blu, e parte proprio in questo istante il confronto. Di Lorenza, lo scambio con Aiello, forse va anche a provare la soluzione dopo appena pochi secondi di gara. Celle, la palla recuperata da Ruzza, si invola sulla destra, poi la palla messa a mezzo, la possibilità per portare in vantaggio Lanzio Lavinio. La giocatrice del progetto futsal, il tiro da parte di Ceglie, adesso esce anche Maglione che poi sta per mettere il progetto futsal nella condizione di addirittura calciare. Adesso c'è un pasticcio in difesa, palla soffiata, Ceglie se ne va, non passa dalle parti dove c'è Aiello, comunque, che poi sta per servire il pallone verso Mastro Francesco, lo fa, poi si attarda e esce anche Farina, Cona con il mancino verso sinistra, c'è Sceglie, poi si accentra, prova la battuta e subito presa sicura da parte di Maglione. Aiello ha ricevuto da Ruzza, adesso Aiello trova Mastro Francesco, la possibilità, adesso il tondo tocco, arriva il gol del vantaggio. Si sblocca a questo punto il confronto. Aiello lo va letteralmente a sradicare a Rua Gamboa, fa tutto da solo, la palla messa in mezzo, il diagonale, Farina chiude, sale Di Giacomo, la finta con il corpo, poi arretra ancora con il mancino, trova l'incrocio dei pali, pericolosa, progetto futsal ha provato a chiedere il fallo senza poi avere l'esito desiderato. Si libera la possibilità al tiro da parte di Bernardo, all'indietro va Gamboa, Ancona, Di Giacomo, sale adesso progetto futsal con il tiro, Di Giacomo contro Danella, prova lo stesso, però il tiro Di Giacomo subito in avanti, Mastro Francesco, Di Lorenzo però adesso presente in difesa, Aiello ancora Di Lorenzo, poi la finta con il corpo, prova la soluzione, bellissima azione conclusa con una rete preziosa, si fa incontro al pallone, arriva anche Maglione con le mani, rimette subito in gioco per Aiello, Giulia Aiello, e sono tre a questo punto le reti per Lanzio Lavinio. Di Lorenzo recupera un importante pallone, Aiello prova la soluzione, c'è Farina, Di Lorenzo lo scambio con Aiello, poi se ne va in area, calcio di rigore, c'è il fischio, parte Aiello, il tiro e la rete, il gol di Aiello, mette subito in avanti, poi la palla messa in mezzo, adesso c'è un pasticcio, botta dalla distanza, finisce fuori, Maglione verso Aiello, in mezzo c'è Danella e c'è il gol di Danella, stoppa il pallone però lo deve inseguire, poi c'è la splendida rete a questo punto di Prete, suggerire sul secondo palo, Aiello direttamente prova la soluzione, Danella difende il pallone, poi lo mette in movimento verso Aiello che passeggia, se ne va verso la possibilità ma trova il palo, Aiello la sua galoppata personale, poi si accentra, poi si ancora di fila, prova la soluzione fino a concludere a rete, Aiello, c'è Di Lorenzo adesso, se ne va, si libera del marcatore e c'è il gol di Di Lorenzo. Di Lorenzo va a centrarsi verso Mastro Francesco, ma c'è il tocco, calcio d'angolo, Ruzza in mezzo, Danella appena entrata mette il sigillo a questa azione e De Luca non sorride su questa conclusione, ma poi c'è subito capovolgimento di fronte con Aiello, molto lentamente, rilancio lungo, ancora Aiello, la finta con il corpo, prova il mancino, poi smanaccia, Farina ci prova, arriva il triplice fischio finale e titoli di coda, Anzio, Atletico Anzio Lavinio batte progetto futsal 8-1.